Passiamo allora al terzo lavoro, che è sempre dell'Istituto Gandara, ma questa volta dell'altro indirizzo, l'indirizzo delle scienze umane, condotto dal professor Pino Marchetti. Ringrazio particolarmente perché effettivamente è stato un lavoro molto originale, direi anche dal punto di vista specifico molto ampio. Voi qui presentate una parte soltanto di questo lavoro, che ha tra l'altro un corredo bibliografico eccezionale, di cui certamente è meritevole direi tutta la classe, perché siete con la classe, ma in modo particolare il professor Pino Marchetti. Grazie. Prego. Potete scegliere la luce, grazie. Il titolo è molto seducente e quindi adesso penso che lo vedrete, ma certamente tocca un punto essenziale della flessibilità, il tempo, vero? Grandi ambienti in cui
sono innanzitutto il sistema familiare nel rapporto con i figli e con il partner, nell'ambito del lavoro, quindi degli impieghi che la donna ricopre nella società, e nell'ambito del mercato e delle consumo. Per quanto riguarda il rapporto con i partner, si sono sviluppati negli ultimi anni due metodi per cercare di conoscere persone del sesso opposto con l'impiego minore di tempo possibile. Questi due metodi sono in particolare lo speed date e i siti di incontro online. Lo speed date è una pratica che è stata importata dagli Stati Uniti, che consente all'uomo e alla donna di incontrarsi in un brevissimo arco di tempo, durante il quale si confrontano riguardo alcuni argomenti. Al termine di questo arco di tempo l'uomo o la donna si spostano nella fila di posti successiva per conoscere qualcun altro con il quale poi dovrebbero approfondire la conoscenza. Per quanto riguarda invece i siti di incontro online, stanno avendo un impronta sempre più importante nella nostra società. Risulta infatti dalla terza edizione del Media Conference Forum che il 15% delle coppie che si erano sposate in quell'anno si erano conosciute online nel 2003. Questi sono i principali metodi che con un piccolissimo impiego di tempo possono essere utilizzati per conoscere diverse persone. Per quanto riguarda invece le famiglie che hanno un rapporto stabile con dei figli, si vede comunque un grande aumento delle separazioni e dei divorzi. Infatti possiamo vedere da questo grafico dell'Istat che la quantità di divorzi e separazioni è molto aumentata, in particolare i divorzi indicati in blu dal 2004, che erano 45.000, sono passati fino a un tetto massimo di 54.000 nel 2012. Mentre per quanto riguarda le separazioni indicate sopra in giallo, abbiamo un numero di 83.000 nel 2004, arrivando a un tetto massimo di 88.000 nel 2011. Il lavoro domestico ha subito una trasformazione irreversibile grazie all'introduzione dell'acqua corrente, dell'elettricità, della luce e del petrolio nelle case, e grazie ad un sistema di produzione e consumo sempre più diffuso, conseguenza della seconda rivoluzione industriale e tecnologica. All'inizio del Novecento il cibo e i vestiti erano prodotti principalmente nelle case, in alcune famiglie, e la sanità era gestita proprio nella casa. Dopo la seconda metà del Novecento, invece, i vestiti e il cibo cominciarono ad essere comprati da fuori casa e si istituì un sistema sanitario nazionale. Inoltre, nel frattempo, cominciarono a diffondersi nella classe medio-bassa gli elettrodomestici e con la lavatrice ha inizio l'industrializzazione della casa. Ma cosa porta all'industrializzazione della casa? La cosa più logica da pensare sarebbe che gli elettrodomestici avessero portato una maggior possibilità di tempo per la donna, che poi fosse stata spesa nel mercato del lavoro. Ma non è così, anzi alcune volte gli elettrodomestici hanno incrementato il tempo che è stato dedicato ai lavori domestici, che è dedicato ai lavori domestici. Paradossalmente, quindi, le tecnologie non hanno favorito la riduzione degli stress e delle fatiche della donna nei lavori domestici. Ma questo perché? Bisogna proprio risalire all'origine degli elettrodomestici. Furono introdotti in un primo momento nelle aziende e in ambito commerciale, e la loro funzione era quella di innalzare gli standard di produzione sia nella qualità sia nella quantità, e sono stati poi introdotti nelle case della classe, anche nella classe medio-bassa, per aumentare il mercato, e furono ovviamente riadattati, ma la loro funzione rimase quella iniziale, cioè di aumentare la produzione. Vediamo quindi che nella casa abbiamo abbiamo un innalzamento degli standard per quanto riguarda sia la quantità che la qualità. Un esempio, per quanto riguarda la quantità, i vestiti ad esempio nella prima metà del Novecento erano molti di meno, e
ad esempio le qualità delle pulizie e dell'igiene che oggi c'è rispetto a una volta. Tutto questo non ha favorito l'abbassamento quindi del tempo, la riduzione del tempo dedicato ai lavori domestici, ma anzi a volte ha subito un incremento. Associamo ancora oggi donna a lavori domestici perché è proprio la donna che si occupa della maggior parte dei lavori domestici. Questo grafico dimostra come i 3/4 dei lavori domestici siano affidati alla donna in famiglia, mentre l'uomo, indicato in blu, abbia solamente il compito, si occupi solamente di un quarto dei lavori domestici in famiglia. E sommando le ore di una donna che lavora fuori di casa e per quanto riguarda i lavori domestici fa 9 ore in più dell'uomo, mentre una donna che una casalinga supera il marito di 19 ore di lavoro a settimana. L'uomo si occupa di solito di più in famiglia, non dei lavori di routine, quindi dei lavori quotidiani domestici e della cura dei figli, ma si occupa soprattutto dei lavori di non routine, come ad esempio tinteggiature e giardinaggio, mentre è proprio la donna che si occupa di più della cura dei figli e dei lavori domestici quotidiani, che sono molto più stressanti. Analizziamo ciò sopra detto aiutandoci con un grafico Istat del 2015. Qui appunto viene analizzata, viene fatta una statistica sulla donna con figli e si nota che appunto nel 2002 la donna aveva un carico pari al 75%, mentre verso il 2008-2009 questo carico è diminuito anche minimamente, infatti va verso il 70%. Però nonostante questo si può dire che appunto la donna in famiglia è quella che ha un carico maggiore. Come vedremo appunto nel prossimo grafico, gli ambiti dove appunto la donna ha maggior carico, in particolare il lavare e stirare, inizialmente nel 2002 era pari al 95%, mentre verso il 2009 ha avuto un incremento quasi al 98%, mentre vediamo un calo per quanto riguarda la preparazione dei pasti, nel 2002 era pari al 85%, mentre nel 2008-2009 è quasi all'80%. Questo perché adesso comunque le madri lavoratrici possono lasciare i propri figli in mensa, per esempio. E quindi questo non, cioè, fa in modo che loro non debbano preparare i pasti per i figli. Mentre l'acquisto di beni e servizi sembra appunto rimasto sempre allo stesso livello dal 2002 fino al 2009. In famiglia, in genere, i figli assumono un ruolo particolare in quanto appunto sono il centro della famiglia mononucleare. Infatti in una famiglia solitamente è la donna che deve cercare di conciliare i orari lavorativi con gli orari del figlio. Infatti secondo l'OCSE, ovvero l'Organizzazione per le Cooperative e lo Sviluppo Economico, ben più di un terzo delle donne italiane fanno un lavoro part-time o comunque un lavoro che sia compatibile con il family time. In una famiglia comunque, secondo varie statistiche, il padre passa pochissimo tempo da soli col figlio. E quindi da questo si deduce che comunque è la madre che deve cercare sempre di conciliare i lavori, gli orari lavorativi con gli impegni che ha con i figli. Ora analizziamo la percezione del problema della donna in Italia. In particolare ho fatto un'analisi, una statistica, interrogando su 100 persone dove prevale lo stereotipo che l'uomo debba lavorare e quindi mantenere la famiglia solo dal punto di vista economico. Come vediamo in questo sondaggio, 54% degli uomini e 44% delle donne sono favorevoli a questa tesi. Mentre lo stato grafico invece sempre dell'Istat 2011
carico eccessivo di lavoro. In particolare, secondo il 76% delle persone, sembra che questa divisione del carico eccessivo sia equa per entrambi, mentre per il 21% sembra equa nei riguardi della donna, mentre per il 3% sembra equa nei riguardi dell'uomo. Mentre in quest'altro grafico invece vengono interrogati uomini e donne e viene chiesto a loro come percepiscono questo peso di carico. Secondo il 78% degli uomini, appunto, questo carico non si sente per niente, mentre secondo il 67% delle donne, chi spesso, chi ogni tanto, chi raramente, questo carico viene sentito. E quindi da questo si deduce che comunque la donna è quella che, possiamo dire, ha carico in più in famiglia. Finora abbiamo parlato degli elettrodomestici, ma comunque sono una realtà già presente nelle nostre case. Ora vorremmo parlare di una prospettiva futura, cioè la domotica, che è un'automazione della gestione dell'abitazione, cioè un'applicazione dell'informatica e dell'elettronica alla gestione della casa. Grazie alla domotica, attraverso un pannello di controllo interno alla casa o attraverso dispositivi sia internamente alla casa sia esternamente, si possono controllare varie funzionalità della casa, quali ad esempio controllare il cibo presente nel frigorifero, controllare la temperatura, controllare che le porte e le finestre siano chiuse, azionare dispositivi elettronici all'interno della casa, eccetera. Siccome abbiamo detto che la gestione della casa è da parte soprattutto della donna, ciò vuol dire che grazie alla domotica la donna controllerebbe in maniera sempre più forte la casa, nel senso che sarebbe sempre più ancorata all'abitazione e non permetterebbe quindi questa nuova prospettiva un'emancipazione della donna dalla casa, poiché essa potrebbe controllare tranquillamente dal lavoro o nel suo tempo libero, dall'esterno della casa, tutto ciò che avviene in casa e sarebbe quindi sempre legata mentalmente e sarebbe sempre più stressata pensando e gestendo l'abitazione. Infine, quindi possiamo riassumere tutti i punti che abbiamo analizzato in questo nostro lavoro. Innanzitutto che la specializzazione di genere nello svolgimento di tutti gli incarichi domestici non va assolutamente a favore della donna. Infatti c'è una grande differenza tra i lavori domestici svolti dall'uomo e quelli svolti dalla donna, che non permette che ci sia un'equa distribuzione del tempo che viene utilizzato appunto per lo svolgimento di questo. È sempre quindi per la maggior parte delle volte la donna che adatta i suoi orari personali di lavoro a quelle che sono le esigenze della famiglia, e persiste sempre lo stereotipo dell'uomo che deve sostenere economicamente la famiglia. In terzo luogo possiamo anche dire che c'è una forte asimmetria quindi tra il ruolo che ricopre la donna e quello che ricopre l'uomo, ed è assolutamente preoccupante il fatto che non ci sia una grande consapevolezza di questo problema. Abbiamo anche ipotizzato quale sarebbe potuta essere la situazione tra diversi anni se questa direzione che la società ha preso non cambiasse. Infatti abbiamo pensato che le relazioni tra i partner e anche con i figli diventerebbero relazioni sempre più fragili e sempre meno intense, e che ci
chiamo anche l'associazione AMPI, che ci ha dato il permesso di, che ci ha permesso di esporre la nostra ricerca, una delle quattro ricerche che abbiamo condotto, soprattutto grazie al professor Marchetti, che ci ha promesso la supervisione di questa ricerca. E grazie per l'attenzione. Grazie a voi. Penso che tutti abbiamo apprezzato sia le diapositive che avete proiettato, sia l'abilità con cui le tre studentesse hanno espresso, direi, anche senza leggere, con una buona capacità, hanno espresso quello che serviva per commentare queste diapositive. La domanda che ci avete lasciato è molto importante. Avete fatto una breve storia della tecnologia, dalle prime lavatrici, certamente dal fare il bucato, come si faceva un tempo a mano, o addirittura come facevano nelle lavanderie pubbliche, o addirittura in campagna lo facevano nelle rogge, nei fossati, e la tecnologia attuale, certamente c'è un buon passaggio. E vi siete fermati giustamente sulla domotica, che oggi potrebbe rappresentare un futuro, con la possibilità addirittura di comandare a distanza. Ma questo, ecco la domanda, ma questo, voi avete lasciato questo interrogativo, ma questo serve a migliorare le pari opportunità, serve a migliorare il tempo a disposizione per vivere le relazioni? E questa domanda indubbiamente ci preoccupa. La tecnologia serve, o con la tecnologia serviamo soltanto a rendere maggior forza all'industria capitalistica? È una domanda molto importante che ci avete lasciato. Grazie. Concludiamo allora le relazioni con la relazione dell'Istituto Tartaglia, la classe quarta sezione C. Sì, certo. Allora vogliono terminare con una piccola presentazione ancora. Volevo solamente precisare che tutto quello che abbiamo fatto fino adesso riguardava solamente l'Italia, mentre la situazione in tutto il resto del mondo può essere intesa nello stesso modo o in certi casi anche peggiore. Infatti, come possiamo vedere in questi video, sia la figura maschile, in particolare la figura femminile, è vista solamente come un oggetto che deve produrre e non deve pensare a quelle che sono magari le problematiche familiari, eccetera, per cercare di produrre silenziosamente in maniera sistematica tutto quello che le viene chiesto. Speriamo che con questo
dobbiamo darci comunque un'idea e speriamo che sia utile per stimolare il vostro pensiero critico e vi ringraziamo per tutto. Grazie. Per questa la pressione del tempo che avete rappresentato con le immagini. Bene, grazie a voi.